Elisabetta Alberti, allenatrice del CUS Siena. Elisabetta, 3-0 a favore del CUS Modena. Reggio che ha tenuto alto l'onore della squadra di casa, però Siena ha provato a farsi valere, tanto Modena, Siena non poteva fare di più. No, nel senso che ci avevamo delle mancanze, lo sapevamo di trovare una squadra organizzata e purtroppo la differenza l'abbiamo notata. Abbiamo avuto tanta difficoltà di seconda linea, abbiamo provato, non siamo riusciti, ci sta, ci riproviamo il prossimo anno. Ecco, mettiamo le basi per il prossimo anno però, perché questo CUS maschile ha dei buoni elementi che sicuramente ha bisogno di essere ampliato, no? come selezione. Sì. Assolutamente sì, il numero va incrementato sicuramente, ce n'è tanti che per tanti anni ancora potranno fare campionati nazionali universitari, vediamo, speriamo che nel sorteggio si sia più fortunati e ci riproviamo nel 2024. Ecco, magari un appello anche all'Università di Siena che potrebbe, non so, in qualche modo aiutare questi CUS a prendere parte ai CNU, perché sono comunque un modo, no, per rappresentare il polo universitario di Siena che ha già delle eccellenze. Assolutamente sì, credo che purtroppo il bacino di utenza e il livello sportivo pallavolistico senese non ci garantiscono ancora di poter giocare contro chi di pallavolo non ha fatto un culto regionale, però ci proviamo.